Rieccoci qui in mia, in nostra, in vostra compagnia, cari amici. Questa volta parliamo di pallavolo maschile, sì, perché ieri si è aperta la Supercoppa del Monte 2020 maschile con principalmente due sfide, ovvero le semifinali Trentino-Lube Cittanova Marche Macerata, vinta da Trentino per 3-2. Perugia contro Modena 3-0 e dal quadro, diciamo, della competizione, ovviamente qui possiamo vedere che non so di preciso bene come funziona, se come nelle sfide andata e ritorno con set supplementari, diciamo. Comunque, ritorno per Trentino, Macerata, Perugia e Modena. Abbiamo Trentino, Macerata il 29, quindi il 29 andiamo a parlare di domenica prossima. Perugia, Modena lo stesso. Beh, è ovvio che, diciamo, con questi risultati, per esempio, Macerata, diciamo che dovrebbe cercare di far sua la partita casalinga. E per quanto riguarda Modena, beh, lì, come vi dicevo, non so bene se, diciamo, se finisse 3-0, se passa a Modena o c'è il set supplementare, non vi so dire. Quindi, ribadiamo, Trentino-Macerata 3-2, Perugia-Modena 3-0 nelle sfide di andata della Supercoppa del Monte di Pallavolo Maschile 2020. Poi nel prossimo fine settimana credo che partirà il campionato di Serie A femminile di pallavolo, mentre per la Serie A maschile bisognerà aspettare altre 2 settimane. Più tardi dedicheremo anche un altro bel video alla nazionale, cioè, vediamo più tardi. Che ora sono? O potrei farlo anche tra mezz'ora, 40 minuti, vediamo un po'. Dedicato all'Under 18 maschile, che con l'Europeo è uscita vincitrice, proprio ieri c'è stata la finale. Però ovviamente vi rimando al video specifico. Bene, grazie a voi tutti, un saluto e alle prossime occasioni. Ciao!